Allora siamo alla conclusione, abbiamo ancora un intervento, vorrei invitare il nostro giovane ragazzo, no? Abbiamo Matteo Cingano, che lui è un componente dei cinque ragazzi dell'Istituto Beazzi di Udine che hanno in una giornata particolare per il comune di Udine, esattamente il 14 di marzo, giornata del Pi Greco, in quanto Homser, sindaco di Udine, ha voluto da alcuni anni, come in molte località del mondo, festeggiare questa giornata. L'Istituto Beazzi di Udine, in quel contesto, tra le varie manifestazioni, sotto la loggia di San Giovanni, ha portato tutta l'attività della scuola con tantissimi ragazzi e tantissimi insegnanti. E nel contesto, appunto, di questa giornata è nata una particolare meridiana che Matteo ci descriverà, ma forse prima magari due parole sulla scuola la vogliamo anche dire, va bene? Buongiorno, io sono uno studente dell'Istituto Beazzi di Udine. Come scuola rappresenta sia scuola elementare che media e superiore. Io faccio parte della prima superiore che si divide in indirizzo informatico e il centro di formazione professionale. A sua volta l'indirizzo informatico si divide in indirizzo informatico, mirato a una conoscenza più dell'informatica e della programmazione, e il meccatronico, che prepara i ragazzi a una conoscenza dell'informatica applicata alla meccanica. Grazie. Allora, dopo una coinvolgente presentazione di Aurelio sulle meridiane, cinque alunni, quattro miei compagni, abbiamo deciso di partecipare al progetto, appunto il 14 marzo, in Piazza Libertà di Udine, dove abbiamo realizzato con dei nastri colorati una meridiana di 25 metri di larghezza per 12 di lunghezza e nella loggia, sul piazzale della loggia di San Giovanni. Ecco, qui abbiamo messo alcune foto del tramonto in Piazza di Libertà di Udine. E Aurelio, se vuoi facciamo notare anche l'antica meridiana di Padre Maria Stella costruita nel 1778. Ecco, questa meridiana a disco solare proietta la mezzogiorno solare attraverso il foro neumonico, proietta la luce che va a toccare quella asta di ferro incastonata nel pavimento e in direzione nord-sud. Il giorno del solstizio d'inverno la luce filtra attraverso il foro neumonico e va a illuminare quella borchia che c'è sulla colonnina. Qui abbiamo alcune immagini del progetto fatto da Aurelio e ti spiegano come è stata realizzata. Come gnomone è stata utilizzata la testa di Ercole, della statua di Ercole, che è simpaticamente detto in friulano Floreano. Abbiamo poi una vista dall'alto di Piazza Libertà di Udine con il progetto della meridiana. Per effettuare il tracciamento del meridiano del mezzogiorno siamo partiti dalla statua di Ercole e si è determinato il mezzogiorno solare di Udine con l'allineamento che corrispondeva con lo spigolo della prima colonna a sinistra dell'arcata centrale della loggia di San Giovanni. La meridiana l'abbiamo realizzata con nastri di tre colori: il nastro oro, che indicava il mezzogiorno solare di Udine, il nastro rosso, che scandiva ogni ora secondo un calcolo di Aurelio, e il nastro blu, che indicava il solstizio d'inverno, il solstizio d'estate e i due equinozi. Qui abbiamo alcune immagini della meridiana scattate da Aurelio. Ecco, per costruirla ci abbiamo messo più o meno 3 ore, dalle 9 di mattina a mezzogiorno più o meno, e dopo abbiamo
lasciato la Meridiana aperta al pubblico e sono passate varie scolaresche a visitarla. Ecco. Durante la giornata, sotto la loggia di San Giovanni, il Beati ha presentato alcuni progetti di robotica, meccanica e fisica, come anche uno studio di Genova ha partecipato e ha presentato alcuni robot costruiti. E invece il nostro istituto ha presentato progetti di meccanica come dei quadri elettrici, e invece il centro di formazione professionale ha presentato progetti di fisica come il magnetismo e l'accelerazione, il peso e varie accelerazioni gravitazionali. E qua abbiamo fatto, scattata da Aurelio, una foto di noi cinque sulla statua di Ercole. E grazie Aurelio per questa esperienza. Che è stata molto disponibile naturalmente per questo progetto, ma anche l'anno scorso avevamo la scuola del Malignani qui di Cervignano, che ha presentato un suo progetto, ma il prossimo anno avremo anche una scuola elementare di Cornos, abbiamo l'insegnante Codo che con i suoi alunni, abbiamo l'insegnante Roberta Trambus, appunto sta realizzando sull'edificio scolastico di Cormons una bella meridiana coinvolgendo appunto i bambini. Quindi vi invito al prossimo anno a venire naturalmente anche per conoscere la loro esperienza nella costruzione di queste meridiane dedicate al tempo. Una cosa molto bella questa qui, che noi pensiamo anche a altre scuole della nostra regione possano sviluppare, e soprattutto il progetto di nel segno del tempo dalle meridiane di Aiello agli orologi di Pesaris è rivolto prettamente a loro. Noi pensiamo il prossimo autunno di mandare circa 900 email a scuole appunto elementari e medie e anche superiori della Lombardia, dell'Emilia e anche del Veneto, perché possano appunto cogliere questa opportunità con questa nostra idea. Siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio tutti voi naturalmente che avete partecipato con molta attenzione, ringrazio anche molti gnomonisti della nostra regione che non hanno voluto mancare ad essere qui presenti, ma anche di fuori della regione, no? Ad esempio qua abbiamo l'amico di Treviso. E rimanete con noi se potete fino ad oggi pomeriggio, perché alle 17:15 con la banda ci accompagnerà la banda ad inaugurare le quattro belle meridiane che Aiello ha realizzato quest'anno incrementando il suo numero, insomma, sull'argomento. Quindi grazie e buon sole a tutti per la giornata.